settimana. Belluscio Assicurazioni è sempre la risposta giusta. Sui nostri social tutte le novità sul mondo assicurativo. Una facile connessione con i nostri clienti. Per un'agenzia sempre più smart. La guerra in Ucraina, le bombe hanno sfiorato la zona dove sono concentrate la maggioranza delle aziende venete. Il console ucraino veneto, stiamo cercando di riportare in Italia tutti il prima possibile. Stanno già arrivando in Veneto i primi profughi in fuga dalla guerra. L'allarme delle famiglie che danno lavoro alle badanti. Figli e mariti già in viaggio, ma non sappiamo dove ospitarli. Oggi in tante piazze del Veneto si terranno manifestazioni per la pace. A Treviso le sigle sindacali e del volontariato in piazza Santa Maria dei Battuti, sit-in in piazza Matteotti a Vicenza. Ieri sera la celebrazione del vescovo Pizziol a Monteberico. Da lunedì 28 febbraio il Veneto torna bianco con una settimana d'anticipo sulle previsioni. Intanto da oggi il via alle prenotazioni per Novavax, il nuovo vaccino anti-Covid, sarà somministrato da lunedì. Energie rinnovabili e malavita, scoperta truffa sull'utilizzo della biomassa legnosa, coinvolte anche due ditte bellunesi, l'indagine dei carabinieri forestali. Camminare per la vita dona 5 carrozzine ai rifugi sul Civetta. L'associazione portata avanti da Deborah Compagnoni vuole rendere inclusiva anche la montagna e le piste da sci. Non è ancora il carnevale dell'epoca pre-Covid, ma sono tornate feste e maschere, poche ancora le sfilate allegoriche, un po' controtendenza a Verona, 4 giorni di festa e qualche novità. TG Veneto News, prima edizione, buongiorno e ben ritrovati. È il terzo giorno di guerra e si combatte anche nelle strade, nella capitale a Kiev, che resiste. Al momento si parla di 198 morti, ci sarebbero anche 3 bambini. Il presidente Zelensky qui, nessun burattino. C'è stato quindi anche un colloquio tra il presidente ucraino questa mattina e Draghi e dall'Italia assistenza per difendersi. Primo effetto poi delle sanzioni, leggiamo dal Corriere della Sera, bloccata una nave russa nella Manica, in attesa peraltro che si decida se effettuare lo SWIFT. Ci sarebbe già il sì dell'Italia, ma non tutti sarebbero d'accordo per utilizzare quella che viene definita un'arma nucleare della finanza, che vedrebbe fuori dai giochi appunto le banche russe. E noi vogliamo invece cominciare allora dai 200 veneti ancora presenti in Ucraina e quindi sotto i bombardamenti di queste ore. Le istituzioni sono al lavoro naturalmente per approntare un piano per farli rientrare quanto prima e ogni ora che passa diventa sempre più difficile e più pericoloso. Il servizio di Gianni Lazzarotto. Tra le bombe russe in Ucraina sono più di 200 i veneti bloccati nel paese sotto assedio dall'esercito di Vladimir Putin, che chiedono aiuto e sperano che le istituzioni riescano a trovare il modo di farli rientrare in Italia al più presto. Nel frattempo la loro quotidianità è un susseguirsi di bombardamenti, tensioni e contatti non facili con il nostro paese e con la nostra regione. Cittadini italiani, imprenditori come il vicentino di Castelgomberto Walter Zordan, che a Kiev e nei dintorni hanno aperto stabilimenti e industrie ora minacciate dalle bombe. Il coro unanime dai veneti in Ucraina all'Italia è unico e urlato a gran voce: fateci tornare al più presto, un appello sul quale sono al lavoro le istituzioni. Noi continuiamo a ricevere telefonate da tutti gli imprenditori o persone che hanno bisogno, perché in questo momento sta succedendo di tutto, quindi cerchiamo di anche dare rassicurazione di non mettersi in movimento sulle strade, autostrade ucraine, perché tante posizioni
in tante città ucraine sono prese sotto bersaglio, quindi è molto pericoloso trovarsi vicino a punti critici dove ci sono basi militari che sono bombardate o sono in procinto di essere attaccate. Una situazione molto complicata, quindi proprio per questo il supporto in Ucraina ai veneti e agli italiani diventa fondamentale. Oltre 2.000 i nostri connazionali ancora nel paese attaccato, fino a due giorni fa incerti se rientrare o meno, nonostante i solleciti di lasciare il paese da parte delle autorità. Da ieri però la situazione è precipitata. E nel momento che è scoppiata questo attacco di ieri, tutto è andato in emergenza, i punti però dell'ambasciata sono rimasti subito attivi. Da quello ne è scaturito o un ricovero su 4 punti importanti che l'ambasciata con il ministero ucraino ha stato messo a disposizione per i cittadini italiani e degli altri nazionalità, o altrimenti si sono avventurati verso un rientro verso l'Europa, quindi attraversando o la Polonia o l'Ungheria. Solo alcuni però sono riusciti a rientrare. Per i numerosi nostri connazionali ancora in Ucraina, l'unica speranza ora rimane l'ambasciata italiana a Kiev, al lavoro per riportare tutti a casa. E prosegue quindi intanto l'esodo dei rifugiati ucraini in questo momento per lo più verso la Romania, in particolare al valico di frontiera di Porubne-Siret, dove nella notte TV locali parlavano di una coda lunga 15 chilometri. Oggi il Ministero degli Esteri di Bucarest ha inviato la popolazione a usare anche altri valichi. È prevista per oggi una nuova ondata di arrivi naturalmente, e sono in particolare le famiglie ad abbandonare l'Ucraina. I media riportano molti casi di uomini che accompagnano mogli e figli e tornano poi indietro per combattere contro i russi. E quindi anche il Veneto si sta organizzando in questo senso, si stanno approntando dei piani appunto di accoglienza, la macchina è partita. Noi siamo stati nel Vicentino a Romano De Zelino con Barbara Todesco. 4, forse 5 milioni di cittadini in fuga dall'Ucraina sono quanto si prepara ad accogliere l'Europa. Un'ondata di profughi che nelle prossime settimane non mancherà di varcare anche i confini dell'Italia e della nostra regione. Per preparare la macchina dell'accoglienza, nelle scorse ore si è già attivata la struttura della Protezione Civile del Veneto e questa mattina il prefetto di Vicenza ha indetto un vertice chiedendo collaborazione ai sindaci dell'intera provincia. Una prima risposta è già arrivata da Romano De Zelino, dove vive stabilmente una folta comunità di cittadini ucraini. Nel nostro territorio ci sono circa 50 cittadini ucraini, principalmente si tratta di donne, di assistenti familiari, le cosiddette badanti, che sono qui magari lontano dalle loro famiglie. Molti familiari di questi cittadini hanno già manifestato l'intenzione di ricongiungersi ai loro parenti residenti nel Bassanese. Proprio questa mattina ho ricevuto 4 chiamate dai nostri concittadini che hanno l'assistenza dei propri cari che è fatta da cittadine ucraine, e queste cittadine hanno manifestato il rischio che le loro famiglie vengano coinvolte nel conflitto. Queste famiglie si sono già messe in viaggio per scappare dalla guerra. Per dare loro accoglienza, una volta che arriveranno in Italia, il sindaco Bontorin ha lanciato un appello ai parroci e alle tante associazioni che trovano sede nel comune per trovare loro un alloggio. Le stesse persone che in passato hanno ospitato i bambini che provenivano da Chernobyl possano, per un periodo limitato e ragionevole, essere disponibili nell'accogliere questi profughi. Si tratta di profughi ucraini che sono sicuramente già collegati con il nostro territorio, e quindi io invito tutti a fare la propria parte. E dopo la pandemia, allora, la guerra tra Russia e Ucraina porterà altre conseguenze sul tessuto imprenditoriale della nostra regione. Solo nel Veronese si parla di interscambi commerciali per 800 milioni di euro. Il servizio di Alessandro Delrico. Sono più di 800 le imprese veronesi complessivamente coinvolte nell'interscambio commerciale con la Russia. Nei primi 9 mesi dello scorso anno il volume d'affari è stato di 324 milioni. Le imprese hanno esportato prodotti e servizi per 171 milioni di euro e ne hanno importati per 153. Sono invece 400 le aziende che hanno esportato in Ucraina per 45 milioni di euro nei primi mesi del 2021 e 53 quelle che hanno importato invece prodotti per quasi 400 milioni di euro, principalmente prodotti siderurgici. Ora la preoccupazione è alta. Questo avrà delle conseguenze evidentemente molto pesanti.
perché le sanzioni che ovviamente la Comunità Economica Europea e la NATO stessa prenderanno nei confronti della Russia avranno un ritorno negativo su quello che sarà l'economia italiana e in particolar modo su alcuni mercati specifici come l'Italia. Sappiamo come in passato le sanzioni avevano intatto il mondo dell'agricoltura, dove noi come Verona esportavamo l'ortofrutta ed era stata bloccata in termini di esportazione, e sappiamo altrettanto quanto il gas sia fondamentale per la produzione dell'energia elettrica. Si sta paventando addirittura il blocco delle forniture di gas da parte della Russia nei confronti d'Europa, quindi significherebbe economicamente che per Verona, comunque per l'Italia in generale, sarebbe una situazione di disastro. Verona esporta 68 milioni di euro di macchinari prodotti in metallo, il 40% del totale delle esportazioni in Russia. Quanto alle ricadute sul turismo, nel 2019 le presenze russe in tutta la provincia sono state 235.000, oltre la metà nel solo comune di Verona. Si tratta di un turismo alto spendente che peserà non poco nella tranche del lusso del nostro territorio. Dopo essere usciti da un periodo veramente negativo, ne dovremo affrontare un altro. Questa è una situazione assolutamente grave che deve essere risolta a livello governativo, a livello non solo nazionale, europeo, ma a livello mondiale. La speranza è che si possa risolvere tutto in tempi brevi e che il buon senso delle persone sane di mente capisca che questa non è la direzione giusta da percorrere. E intanto c'è anche la mobilitazione della gente normale. Oggi in tante piazze del Veneto si terranno manifestazioni di protesta. Il grido si alzerà forte nel cielo, no alla guerra, a Treviso, sigle sindacali e mondo del volontariato, per esempio, ma anche il sit-in a Vicenza o ancora la manifestazione a Verona. Ieri sera, inoltre, la celebrazione speciale del vescovo Pizziola, vescovo di Vicenza, a Monteberico. Sentiamo. Una messa per invocare la pace, una messa per dire basta alla guerra. Anche dal santuario della Madonna di Monteberico si diffonde un messaggio di vicinanza e speranza rivolto al popolo ucraino. Desidero esprimere la nostra fraterna vicinanza, assicurare la nostra preghiera e la nostra solidarietà a tutti i fratelli e sorelle ucraini che sono colpiti da questa assurda e insensata guerra che sta provocando morti, feriti e tante persone sfollate. Il vescovo Beniamino Pizziola, assieme a padre Vasil, responsabile della comunità ucraina di Vicenza, ha dedicato un momento di preghiera ai bambini, alle donne, agli uomini vittime di questo tragico conflitto. Dopo tante guerre che hanno seminato morte, soprattutto nel secolo scorso, non abbiamo ancora imparato che i conflitti armati non potranno mai essere mezzi di risoluzione delle controversie internazionali. Sono altre le vie che portano a garantire la giustizia e la pace nella famiglia umana. Messaggi di solidarietà al popolo di Kiev stanno arrivando da tutta la provincia di Vicenza. A Montegalda un centinaio di persone hanno partecipato a una fiaccolata all'ingresso del municipio, illuminato per l'occasione con i colori della bandiera ucraina. Durante la manifestazione sono stati letti messaggi e poesie di speranza. Speriamo ora che queste iniziative si moltiplichino per poter far sì che l'opinione pubblica possa incidere in maniera determinante su questo tema. E ora apriamo la pagina dedicata al Covid, perché sono tornati a salire i contagi, seppur di poche unità, si parla di circa 660 casi in più secondo il bollettino di oggi. Detto ciò, comunque, il Veneto sta per tornare bianco e anche con una mossa d'anticipo, perché non succederà lunedì 7 ma lunedì 28 febbraio insieme a Campania, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano, mentre in giallo passa il Friuli Venezia Giulia. Da lunedì però il via anche, sappiamo, alla vaccinazione con Novavax. Sentiamo.
siamo da zona bianca. Il Veneto gioca d'anticipo e da lunedì la regione tornerà ad essere qualificata come zona bianca. La data doveva essere quella del 7 marzo, ma il Ministero della Salute, alla luce dei dati della cabina di regia, ha anticipato lo scatto. Torneranno in zona bianca anche Campania e Lombardia. Il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla. Comunque non bisogna abbassare la guardia. Resta questo il mantra. Nelle ultime 24 ore, per esempio, sono tornati a salire i contagi. Oggi sono 4.183 rispetto ai 3.578 di ieri. Il bollettino regionale segnala anche 12 decessi, che porta il numero totale delle vittime a 13.814. Scendono comunque tutti gli altri indicatori, in particolare quello sugli attuali positivi. Oggi sono sotto quota 60.000. Giù anche la situazione clinica con 1.058, meno 49 pazienti in area medica, 97, meno 1 in area intensiva. L'infezione è un'infezione che è di natura endemica e quindi il mio invito è quello che si decida una volta per tutte di concentrarsi solo sui sintomatici. Da lunedì dunque tutte le attività sono aperte e non ci sono limitazioni agli spostamenti. Resta l'obbligo di indossare la mascherina negli ambienti al chiuso. Lunedì però un'altra tappa nel percorso della lotta al Covid. Da lunedì sarà possibile vaccinarsi con Novavax, il famoso vaccino tanto atteso da parte della popolazione. Partono le vaccinazioni con Novavax, 83.000 dosi che alla volta di domenica arriveranno alla nostra regione. Da oggi è possibile aderire alla vaccinazione, basterà accedere alla sezione dedicata del portale unico regionale di prenotazione. Potranno prenotarsi, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'AIFA, le persone di età pari o superiore ai 18 anni. Obiettivo: scalfire lo zoccolo duro di chi ancora non ha aderito alla campagna vaccinale. Alcune notizie di cronaca dal Veneto, ma ne parliamo subito dopo una breve pausa. Rimanete con noi. Seconda parte del nostro telegiornale prima edizione, ripartiamo dalla cronaca che ci porta nel bellunese. Purtroppo dobbiamo piangere una vittima della montagna. È stato trovato morto infatti uno sci alpinista nel bellunese, uno sci alpinista di Agordo di 69 anni che è stato ritrovato dal suo corso alpino privo di vita la scorsa notte nelle vicinanze del passo San Pellegrino nel comune di Falcade, appunto provincia di Belluno. L'allarme era stato lanciato verso le 23 di ieri al soccorso alpino della Val Bioys da parte della moglie dell'uomo, allarmata per il suo mancato rientro. È stato uno dei soccorritori poi questa mattina sceso dal mezzo a ritrovare a mezzanotte e mezza il corpo senza vita dello sciatore, che in fase di salita era stato colto da malore. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e trasportata quindi al passo. Ed ora la cronaca che ci fa comunque rimanere nel bellunese, parliamo quindi di truffe sulle energie rinnovabili. Quattro persone sono state rinviate a giudizio per truffa e falsità ideologica al termine di un'indagine dei carabinieri forestali di Mel, che hanno scoperto irregolarità dal 2014 al 2016 legate alla vendita di biomasse per la produzione di energia elettrica da boschi in provincia di Belluno e in provincia di Vicenza. I dettagli nel servizio di Luisa Venturin. I militari della Guardia di Finanza hanno consegnato due avvisi di garanzia al direttore del parco Danilo Santi, storico manager di Gardaland, e al direttore tecnico ingegner Francesco Alessandro Giannotta, le cui abitazioni e i cui uffici sono stati perquisiti. Le accuse a loro carico: fatture false e corruzione tra privati. L'inchiesta sarebbe partita, a quanto è dato sapere, da alcune denunce presentate da altrettante ditte che lavorano all'interno o per il parco o i Gardaland Resort.
Tor circa l'emissione di false fatture per lavori o servizi effettuati nel parco. I due manager avrebbero, secondo l'accusa, fatto la cresta sugli appalti, chiedendo anche alle imprese di gonfiare le fatture o di emetterne di falsi. In alcuni casi avrebbero imposto anche il taglio degli stipendi orari dei lavoratori impiegati per poi lucrare sul conto nei confronti della proprietà del parco all'oscuro di tutto. Diverse le aziende coinvolte, da imprese di manutenzione delle giostre stesse al semplice giardiniere, sino ad aziende che riforniscono il parco di alimenti e bibite. Il team di Gardaland, informato della vicenda, fa sapere di collaborare attivamente con le autorità e ha offerto massima disponibilità. Nessuno rilascia dichiarazioni, essendo l'indagine ancora in corso. E questo, come avete capito, era invece il servizio di Silvia Beltrami sulle fatture false a Gardaland e quindi appunto i due dirigenti di primo livello che risultano indagati ora dalla Guardia di Finanza. E quindi a questo punto vi proponiamo un servizio appunto sull'indagine e sulle truffe con le energie rinnovabili scoperte dai carabinieri della Forestale di Belluno. Sentiamo. Facevano ricorso a false dichiarazioni sulla provenienza del materiale legnoso per poter beneficiare degli incentivi economici pubblici sull'utilizzo delle energie rinnovabili. Una lunga indagine dei carabinieri forestali di Mel, coordinata dalla Procura di Belluno, ha portato alla luce una truffa da parte di due ditte bellunesi riferita al biennio 2014-2016 a lotti boschivi nelle province di Belluno e Vicenza. Veniva conferito a due centrali elettriche site in provincia di Belluno, che producono energia elettrica da materiale legnoso, quindi da cippato, quindi energie rinnovabili, veniva conferito del legname che veniva dichiarato come proveniente da filiera corta, cioè da un intorno molto limitato rispetto al sito di utilizzazione, vale a dire la centrale. Ma i riscontri documentali approfonditi hanno fatto emergere che in realtà solo documentalmente il materiale veniva da vicino, ma in realtà proveniva da cantieri esterni alle vicinanze della centrale. Quindi sostanzialmente con queste false dichiarazioni i soggetti si erano assicurati il riconoscimento di un sovrapprezzo sul materiale che conferivano alle centrali. Oltre 27.800 sono state le tonnellate di biomassa conferite dalle ditte in questione. Complessivamente le cifre oggetto intascate a seguito della truffa e delle dichiarazioni mendaci superano i 150.000 euro. Per questi fatti sono state sottoposte a indagine e recentemente rinviate a giudizio quattro persone. I due titolari delle ditte coinvolte nei lavori appunto di approvvigionamento di questo materiale legnoso per le centrali, un dipendente di una delle due ditte ed un professionista. Tutti per false dichiarazioni finalizzate all'indebita percezione. Per la truffa il gestore servizi energetici ha indebitamente erogato alle centrali incentivi previsti per la filiera corta per oltre 723.400 euro, relativamente ai quali, in seguito alla segnalazione effettuata dagli stessi carabinieri forestali, è in corso un'istruttoria da parte della Corte dei Conti per danno erariale. La montagna bellunese è sempre più inclusiva. Nasce il nuovo progetto benefico Insieme Ovunque di Camminare per la Vita. Il servizio di Gabriella Basso. La montagna con le sue vette innevate, le piste da sci e le baite belle meta di sciatori esperti e non diventa nel comprensorio del Civetta più accessibile ad appassionati ed atleti diversamente abili. Una montagna più inclusiva grazie alla donazione di 5 carrozzine per disabili ai rifugi della zona. La donazione fa parte del progetto Insieme Ovunque, iniziativa benefica di Camminare per la Vita e Sciare per la Vita. Carrozzine che rendono accessibili i rifugi ai tanti sciatori diversamente abili. Noi avevamo base qui ad Alleghe, ormai è un'associazione che ha quasi 20 anni e in questo luogo abbiamo cercato di rendere questo comprensorio il più accessibile possibile. Adesso con l'occasione la Compagnoni ci ha dato un ulteriore aiuto con la donazione di queste 5 carrozzine. Abbiamo deciso di dare queste carrozzine in dotazione al rifugio in maniera tale che il ragazzo, quando scende dal suo mezzo, ha già la carrozzina pronta per poter accedere a tutti i servizi del rifugio.
5 rifugi del comprensorio del Civetta che hanno aderito e i cui gestori si sono assunti l'impegno di garantire non solo la fruibilità della loro struttura, ma anche di offrire servizi adeguati a coloro che hanno esigenze particolari e difficoltà motorie. I nostri 5 rifugi che hanno aderito all'iniziativa esporranno il logo Camminare per la Vita, Sciare per la Vita, e quindi sarà molto più facile riconoscere i rifugi che aderiscono a questa iniziativa, sperando poi di arrivare al 100% dei nostri rifugi. A consegnare le nuove carrozzine la campionessa di sci Deborah Compagnoni nella meravigliosa cornice di piani di Pezzè ad Alleghe. Queste iniziative fanno soltanto bene alla montagna e abbiamo accolto davvero con tanto enfasi, simpatia questo progetto. Delle persone che hanno rappresentato l'Italia e che sono delle icone un po' anche per i ragazzini o comunque hanno fatto grande l'Italia con i loro risultati, possano o si mettano in gioco per dare una mano a tutti coloro che hanno magari che hanno dei problemi o che stanno peggio di noi. È la prima delle 7 porte d'accoglienza turistica della regione del Veneto e a Belluno allora arriva un nuovo ufficio turistico. Vediamo il servizio di Giorgia Polloni. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di rinnovamento degli uffici turistici collocati nei principali ingressi della regione. Ospite dell'evento l'assessore al turismo della regione Veneto, Federico Caner, che interviene sull'importanza delle sinergie tra i diversi uffici della regione ed anche in merito alle prospettive turistiche della prossima stagione. È importante inaugurare un nuovo ufficio IAT, soprattutto perché gli uffici IAT nuovi del Veneto sono tutti coordinati tra loro. Questo è importante non soltanto dal punto di vista estetico nei layout, ma soprattutto nella comunicazione che avviene, nell'interconnessione tra i vari uffici di accoglienza turistici di tutto il Veneto, il che significa che oggi a Belluno noi potremo trovare informazioni non solo del territorio bellunese, ma anche di qualsiasi altro luogo della regione Veneto. E qual è la prospettiva turistica adesso che le misure, diciamo, sulla pandemia si stanno allentando? Ma io ho sempre detto che appena ci fosse stato un allentamento di queste misure saremmo ripartiti alla grande. Questo lo abbiamo già dimostrato l'estate scorsa, quando, se vi ricordate, proprio nel mese di luglio-agosto ci fu un calare della pandemia, subito ci fu una ripartenza turistica importante. Ora siamo già in una fase, diciamo, buona dell'uscita di questa pandemia, speriamo non ritorni nell'inverno prossimo, ma sono convinto che sarà un'estate importante per la montagna, come lo sarà anche per tante altre località del Veneto. La città di Belluno dunque inaugura la sua nuova porta dell'accoglienza, guardando al futuro nella speranza che il termine dello stato di emergenza e l'allentamento delle misure anti-Covid permettano un rilancio del flusso turistico nel territorio. Abbiamo tenuto come format, come elemento di identità che rappresenta Belluno il connubio tra natura e città, quindi sono molto presenti i due elementi iconici di Belluno che sono il campanile e la schiara con la gusela, questo anche per trasmettere proprio ai visitatori gli elementi che più ci rappresentano. Ultimo weekend di carnevale, questa sera tante le feste un po' in tutta la regione, fra tutte il ballo del Doge a Venezia. Ieri invece la grande sfilata allegorica a Verona, per noi l'ha seguita Alessandro Del Rico. È arrivato il momento della grande sfilata di carnevale. Verona lo attendeva, lo aveva preparato con cura, una tradizione molto sentita. Poi all'ultimo queste notizie drammatiche che arrivano dall'altra parte dell'Europa non ha fermato una macchina che era ampiamente in moto, anche se il pensiero di molti in questo momento qui per divertirsi corre proprio all'Ucraina. Con il cuore sei là, però con la testa cerchi un attimino di uscire dopo 2 anni di pandemia, anche per i bambini e che per distrarsi. Siamo mesti, ma noi dobbiamo anche ricominciare un attimo a vivere. Ci divertiamo e non ci pensiamo a quelle robe lì. Il pensiero è sempre magari là dove stanno più male di noi, però ricominciamo a vivere un pochino. Quello che poteva essere un dubbio della vigilia sulla presenza di gente, vedete che va fugato di per sé, perché Piazza Bra è un catino di persone, non tutti hanno la maschera ma gran parte ce l'hanno, regole di distanziamento non ci possono essere ovviamente in questi casi, ma con la mascherina ci si protegge a sufficienza per poter godere di questa bella giornata di sole. Accontentare tutti è un po' difficile, però le nostre radici sono le nostre tradizioni, noi lo facciamo solo per quello e vogliamo che la gente veramente in un momento di gioia, in un momento brutto come adesso, vada a vivere un po' di momenti di gioia. Guarda! No!
coda come sempre i carri, sono 19, non sono più una sorpresa da quando la sera precedente alla sfilata vengono illuminate nelle maggiori piazze di Verona. Regna sempre l'inventiva, con tanti personaggi, con molto colore e con tanta fantasia. E c'è anche il tema della pace da parte dei gruppi, questo è Cadegliobbi che, ispirandosi a Freddie Mercury, ricorda: fate il carnevale, non fate la guerra. Eccolo il riferimento alla pandemia. Questo carro mostra medici, infermieri che si sono dati da fare con i vaccini, che è un po' il tema di quest'annata che il carnevale non vuole ignorare. Non solo, perché qui nell'ultima parte, dietro il carro, c'è un disegno che ci è rimasto caro per tanto tempo, nei momenti più difficili di questa ombra del Covid, per non dimenticare l'infermiere che abbraccia l'Italia, una delle immagini che ci sono rimaste dentro da questi due terribili anni e che il Carnevale oggi intende esorcizzare da una parte e omaggiare dall'altra in questa edizione 2022. Bene, con questo servizio si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione dal Veneto a partire dalle 18. A tutti voi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Belluscio Assicurazioni è sempre la risposta giusta. Sui nostri social tutte le novità sul mondo assicurativo. Una facile connessione con i nostri clienti per un'agenzia sempre più smart.